Ok, adesso la registrazione è partita, quindi giusto per dare un minimo di contesto a chi guarda il video, in queste 2 ore circa siamo qui per cercare di rispondere ad eventuali domande, dubbi e perplessità relative alle lezioni di questa, le lezioni passate, quindi JavaScript parte 1 e JavaScript parte 2. Quindi adesso, dopo questa seconda mini introduzione, se avete domande, è un ottimo momento. Potete, come abbiamo fatto l'altra volta, o scrivere la domanda in chat, poi io rispondo a voce. Potete alzare la mano, così potete, così vi dico se potete appunto abilitare il microfono oppure no, in modo da avere persone, devono avere più persone che abilitano il microfono insieme e viene un party. Oppure addirittura condividere lo schermo se avete bisogno di qualcosa. Se volete mostrare qualcosa, però prima avvertite in chat o comunque in qualche modo e poi proseguiamo con la metodologia più corretta, più adeguata alla domanda. Sì, Daniele, puoi abilitarti il microfono e parlare se vuoi. D'accordo, allora parlerò. Puoi scrivere come vuoi No, tu, non è che vuoi. preferisco parlare, grazie. Così posso prendere anche gli appunti nel frattempo. Volevo chiedere qual era la differenza esatta tra il for in e il for off, che è stata nella seconda lezione, non quella di ieri, perché non ho ben capito quali erano le differenze tra i vari for, dove usare uno, dove usare l'altro. Allora, in JavaScript ci sono, vabbè, n modalità per scrivere un for. E le tre, diciamo, modalità classiche sono il for tradizionale, quindi for i uguale 0, i minore di batte la pesca, i più, il for off, il for in. E poi ci sono tutti i for funzionali, tipo il for each e quant'altro. La differenza tra il for off e il for in è essenzialmente una, che il for off si usa su oggetti che sono iterabili, quindi sugli array. Il for in si usa sugli oggetti e non sugli array. È essenzialmente qui la differenza. Il for in, diciamo, non funziona sugli array, il for off su un oggetto con delle proprietà, quindi quello che il primo video che ho caricato ieri. Non cicla su un oggetto, sulla proprietà di un oggetto. Si può utilizzare anche il for off su un oggetto, ma bisogna utilizzare non l'oggetto in sé, ma qualche metodo chiamato sull'oggetto per renderlo iterabile da un for off. Quindi, sintetizzando, c'è il for tradizionale, for let i uguale 0, i minore di lunghezza, i più più, che si può utilizzare tutte le volte che volete un ciclo, essenzialmente. Poi c'è il for off, che è pensato per gli array e tutti gli altri oggetti iterabili, quindi diciamo in questo momento gli array, e il for in, che è per gli oggetti. Quindi l'in possiamo dire che itera sulle chiavi dell'oggetto, diciamo così, sì. Quindi se volessimo fare un parallelismo, il for off sarebbe il for each di Java. Il for off sarebbe il for each di Java. Giusto. Nì, perché Java non c'è un for in, probabilmente. Sì, non c'è un for in. Perché in Java su una mappa potete comunque usare il for each, in qualche Ok, modo, no? sì. Però sì, diciamo che il for off è il for forse più tradizionale, che come lo potete immaginare, mentre il for in è per iterare sulle proprietà dell'oggetto. Poi c'è anche il for each, ma lo vedremo la prossima volta. È accennato in una slide della settimana scorsa, ma lo vedremo la prossima volta perché è la modalità funzionale di programmazione. Però sono for, quindi sentiti libero di usarli. Nel senso, uno può iterare anche sulle proprietà di un oggetto usando il for off, no? Però non può dire for off, scusa, non può dire for let element of oggetto. Devi dire for
let element of oggetto punto entries, perché di per sé l'oggetto non è iterabile. Ok, quindi gli oggetti non essendo iterabili non possono usare... Sì, non sono iterable, no? Non sono classificati come iterable. Poi ovviamente puoi ciclare sugli oggetti col for in, puoi ottenere una versione iterable dell'oggetto, però diciamo appunto che il for off è dedicato agli array, proprio per semplificare al massimo, il for off array, for in oggetti. Non sono iterabili perché non hanno, diciamo, come aveva detto nella slide della lezione da un'ora, non seguono una sequenza, giusto? Sì, non sono ordinati. Ok. Allora avevo anche un'altra domanda. Sempre nella scorsa settimana delle lezioni, lei aveva detto che il compilatore di Java praticamente legge riga per riga e se trova un errore si ferma, cioè se trova un errore, un warning, si ferma senza, magari in un file da 400 righe di JavaScript, non va fino in fondo, ma al primo errore che trova si ferma e dice qui c'è un errore, giusto? Più o meno, sì. E allora com'è possibile che le variabili di tipo var possano essere dichiarate in un secondo momento? Allora, sono due domande, sono due pezzi di una domanda e la cui risposta non è... Sono due risposte diverse alla stessa domanda. Ah, okay. Allora, da una parte JavaScript funziona, non è proprio tu dici compilatore, in realtà non è proprio un compilatore. JavaScript è, diciamo, in parte interpretato e in parte compilato. Quindi c'è un primo giro che controlla una serie di problemi sintattici e poi c'è un secondo giro che proprio permette di interpretare tutto il linea per linea tutto il programma. Quindi viene in un certo senso prima compilato e poi viene interpretato nella compilazione. E questa è la risposta al primo pezzo di domanda. Il secondo pezzo di domanda è invece su come mai var si può... fammi condividere le slide così almeno ritorniamo su quello, abbiamo anche un esempio. Quali sono queste? Ok, le vedete, sì? Sì. Allora, fammi tornare laddove parliamo delle variabili. Però questo che ho sbagliato, ecco perché non lo trovo. Questo. Niente, non gli piace. Ok, questo. Ce ne sono aperti due e lui faceva vedere il secondo. Allora, le variabili. Ecco qua. Allora, quello che chiedi tu sì. Mettiamo tutto schermo un attimo, è questo concetto di hoisting, sì. che qui in maniera semplificata dice che il let non fa hoisting, che non è proprio sì. Vero, però diciamo di sì, e il const neanche, il var invece lo fa, e ovviamente quello senza dichiarazione fa qualunque roba. E questo hoisting è spostare la dichiarazione di una variabile all'inizio del suo scope. Quindi, come c'è in questo esempio qui, tu puoi dichiarare questa variabile qui, giusto? Sì. Sì. Ma in un certo senso stamparla qui, senza avere un errore. Questo perché in fase di compilazione, per quello che succede dal var, con l'oggetto var, e lui quando trova un oggetto var lo mette immediatamente disponibile al livello più alto. Quindi a livello globale, a tutto, essenzialmente. Quindi è come se qui scrivessimo var uguale c. Ok, ho capito. Quindi questo primo giro fa questa operazione di hoisting, che per il var è molto evidente, perché non lancia neanche nessun errore, e in realtà, appunto, nelle slide in maniera semplificata, però possiamo entrare un pochino più nel dettaglio, in maniera semplificata abbiamo detto che il let e il const non hanno hoisting, in realtà
un pochino ce l'hanno, però non ha, in questo esempio non si vede l'hoisting perché questo qui non funziona, però tutto in JavaScript può fare hoisting, anche una funzione. Voi potete usare una funzione prima di dichiararla. Quindi scrivere example 2 qui sopra e questo codice funziona. Perché la dichiarazione viene fatta in hoisting, quindi viene portata sopra rispetto all'iniziazione. Poi è sempre meglio scrivere prima la dichiarazione e poi la chiamata, anche per chiarezza, anche per sapere cosa uno sta facendo, e i vari linter, i vari controlli sulla qualità del codice che scrivete controllano se uno sta usando una funzione prima di dichiararla e segnano un possibile errore, un possibile warning, però non dà errore, diciamo così, e funziona in molti casi. Ho capito. Allora avevo ancora un'ultima domanda. Sì. Volevo chiedere, stavo guardando la lezione da un'ora, quella che ha caricato ieri. Purtroppo sì. non le ho finite tutte, quindi non potrò chiedere di più del punto in cui sono arrivato. E alla pagina 6, così da avere un riferimento delle slide, non sono segnato. Sì, aspetta che le apro così. Perché l'ho appena chiusa per far vedere sì. L'altra, quindi alla slide 6. Sì, quella su accedere alle proprietà. Esatto, per accedere alle proprietà. Lei ha detto che praticamente possiamo accedere alle proprietà nei vari modi, ma se una chiave mi dà come valore un array, come faccio ad accedere ai valori di quell'array? Cioè, nel senso, qui non si vede come posso accedere tipo in i capitoli, pagina del capitolo 90. Come potrei accedere a quel 90 lì? Come accedi a un array? Normalmente? Sì. Book di capitoli, aperta parentesi quadra, 2. Ok, prima accedo all'oggetto e poi accedo all'array. Sì, ti faccio un esempio, adesso te lo condivido così lo sto scrivendo. Aspetta, che devo condividere la finestra giusta. Vedi? Io ho fatto, adesso è un esempio banale, no? Però un oggetto che ha due chiavi, A e B, dove A1 e B ha dentro un array, e prova punto B di 0 mi stampa 1, prova punto B di 1 mi stampa 2 e così via. Quindi okay. Accedi alla chiave, questo ti fa accedere al valore. Sì. Al valore della proprietà, e poi, dato che la proprietà è un array, accedi agli elementi dell'array. Ok, quindi per gli array non posso usare la notazione tra parentesi quadre, cioè non posso scrivere prova di aperta quadra di B. Ah, sì, certo. Posso usarlo anche in quel modo? Certo, perché il problema
è uguale, cioè questo è quello che differenzia l'array. Fino okay. a qui, fino a qui, diciamo, è relativo agli oggetti. Poi, dato che prova di B è un array, poi... Ok, a quel punto accedo alle posizioni esatto. dell'array. Così come se devi iterare, puoi fare for elemento certo. of prova di B, perché prova di B è un array. Ho capito, tutto chiaro. E niente, io non ho potuto vedere le altre slide e quindi non ho più domande, purtroppo. Ok, e tieni presente che nel secondo video, ieri mi sono accorto, e questo lo dico per tutti, ieri mi sono accorto sì, che... Scusi, può sì. dire qual è il secondo video? Perché a me le carica in maniera strana YouTube e quindi il primo video, che è quello da un'ora, è l'ultimo per me. Ok, io mi riferisco all'ordine che c'è su DIR. Quindi okay. se guardate su DIR, che ci sono i link singoli, il primo è sulle oggetti, il secondo è sulle funzioni, e il terzo è sulle callback e il quarto okay. è sulle date. Quindi il secondo video, che è quello sulle funzioni, quindi il primo video è quello che hai visto tu, sugli oggetti, perché mi hai fatto una domanda sugli oggetti. Ma in questo primo video c'è una slide, questa, la slide 11, No, la slide 8, che, come dire, l'ho spiegato molto male e in maniera molto molto confusa, il primo punto della slide 8, quella sulla flessibilità nell'accedere sì. alle proprietà degli array, e quindi nel secondo video all'inizio c'è una errata corrige su questa slide. Quindi giusto perché lo sappiate. Quindi se qui, dopo aver visto la slide 8, non è stato tanto chiaro, soprattutto il primo punto, lo dovrebbe diventare nel secondo video. Più chiaro, ecco. Giusto perché così lo sappiate. D'accordo. La ringrazio, non ho altre niente, domande. Comunque, sì. Magari le tue domande sono state anche utili per qualcun altro e viceversa. Magari qualcun altro adesso ci chiede qualcosa. Alice mi chiede in chat, riguardo gli esercizi della scorsa settimana non ho capito bene il funzionamento del metodo entries. Allora, prendiamo gli esercizi così. Allora, prendiamo direttamente la soluzione, tanto era l'esercizio 1 o l'esercizio 2? Allora, il metodo entries, eccolo qua. Questo, riga 31, vedete? Sì. Sì, riga 31 o sì, vedete? O sì, tutte e due? Vediamo. Tutte e due. Ok. Allora, il metodo entries, che cosa fa? Essenzialmente, il metodo entries è un metodo che si applica agli array, che ci fornisce la coppia indice dell'array valore dell'array. Quindi entries gli acronimi ci fornisce la prima volta dentro i mette 0 e dentro a mette il primo acronimo, poi mette 1 nell'indice e dentro a mette l'acronimo corrispondente a 1 e così via. Non so se questo risponde alla domanda o rende le cose ancora più confuse. Credo di aver capito. Ok.
Perché noi facevamo così? Perché a noi serve, perché a noi serviva qui sia ovviamente l'acronimo, che era A, il singolo acronimo del singolo corso, sia l'indice di quell'acronimo, per recuperare dall'altra parte il corso corrispondente. Allora, se noi avessimo usato un oggetto, che noi non avevamo, ma potevamo usare un oggetto come chiave, usare l'acronimo e come valore usare il nome del corso, e quindi questo non ci serviva essenzialmente. Ma dato che avevamo due array costruite allo stesso modo, con lo stesso ordine, e dovevamo mettere all'inizio l'acronimo, avevamo bisogno dell'acronimo, dell'indice di ogni singolo acronimo che ciclavamo, in modo da poter recuperare il valore associato allo stesso indice nell'altro array. Sì, è una sorta di metodo items di Python, però... Se è possibile, cerco di fare meno paralleli possibile con altri linguaggi, perché ovviamente ci sono alcune similarità, anche in funzionamento, ma ci sono alcuni modi di lavorare che sono molto diversi tra Python e JavaScript o altri linguaggi. Quindi a volte può rendere l'idea, altre volte rischia di far programmare in JavaScript come se si scrivesse in Python. Quindi bisogna fare attenzione. Però sì, è una sorta di metodo items di Python, se qualcuno lo conosce. Altre domande? Salve prof. Sì. Io volevo chiederle un dubbio che ho avuto su il parametro di REST, che sì, il parente dello spread, diciamo. Sì. Perché non ho capito, lo so che come ha detto adesso non bisogna far paragoni, ma non ho capito se è molto simile al diciamo i tre puntini che si utilizzano anche in Java normale per avere un numero variabile di parametri, o se semplicemente se io passo due parametri mi crea un array con due parametri, oppure se mi dice che ne posso passare quanti ne voglio. È più come il metodo Java. Ah, ok. È come la versione Java. Quindi tu hai una funzione che ha il primo parametro, il secondo parametro e poi un parametro REST. Questo parametro REST, quindi vuol dire che appunto tu puoi passare a quella funzione 1, 2, 3, 50 parametri, e gli ultimi 48 parametri, se gliene passi 50, vanno tutti a finire dentro un array che si chiama come il nome del parametro del metodo REST. Ok, ok, perfetto. Se vuoi lo scriviamo, no? Però... No, ho capito, era solo un piccolo dubbio, così è perfetto. Sì, così. E per, appunto, permettere a una funzione di avere un numero variabile, certo, di parametri. Certo, grazie. E sì, poi, già che ci sono, certo, volevo farle ancora un'altra domanda che riguarda l'ultima parte, mi sembra, delle funzioni delle IFE. Cioè, non ho, sì, capito se il funzionamento è identico a una funzione o cosa cambia in sostanza da una funzione normale, e più che altro anche per quanto riguarda il fatto che proteggono lo scope di una variabile. Ecco, non ho capito quel concetto lì. Allora, prendo le slide, almeno parliamo su un esempio. Sì, beh, certo. Allora, sono quelle giuste? Sì. IFE. Eccole qua. Allora, le IFE sono funzioni. Ok. Quindi funzionano come le funzioni. Che a sua volta funzionano come gli oggetti, ma questo è un'altra storia. La differenza essenzialmente sono due. Una è che si chiamano immediately invoked function expression, perché sono function expression, sono scritte come le function expression. Ok. Quelle che abbiamo visto. Sì. Prima. Il secondo metodo, diciamo, di... Il secondo okay, tipo esatto, okay, di scrittura. Quindi sono function expression in quel senso, sono proprio function expression. Sono
immediatamente eseguite. Cioè, questo qui, queste parentesi rosse, è perché in realtà questa funzione viene eseguita immediatamente. Ah. Quindi, quando tu hai let num, adesso gli esempi sono semplici apposta, no? Quando è let num function let a uguale a 3 return a, questa function qui viene eseguita subito dopo queste parentesi rosse. E quindi la riga successiva, dentro num, ci sarà 3. Okay. Perché? Perché questa funzione mette 3 in A e ritorna A. Quindi è un modo per definire e eseguire nello stesso momento una funzione. Esatto. Se ti interessa una funzione, adesso questa è veramente banale, ma se c'è un qualcosa di complicato che bisogna di fare una volta in una funzione e basta, quindi una funzione non devi riutilizzare perché okay. Non gliene frega niente a nessuno, vuoi farla una volta, fare un conto particolare, chiamare altre funzioni, eccetera, avere un risultato da mettere in una variabile, da mettere in un oggetto, eccetera, chiami direttamente una ife. Ok. Protegge lo scope perché? Perché questa variabile A, quindi queste parentesi arancioni che racchiudono la funzione, definiscono un nuovo scope, che è lo scope di questa che è contenuto qua dentro. Proteggono lo scope perché la variabile A è visibile solo all'interno di questa funzione creata immediatamente. Quindi da qui fuori, dove c'è num, A non è visibile, A non è accessibile, A in un certo senso non esiste. Quindi questo A nasce, cresce e muore appena questa funzione termina. Quindi viene eseguita, termina e si distrugge. Perfetto, perfetto, molto chiaro, grazie. Niente. Fammi aggiungere che l'esempio della slide dopo, che fa vedere l'ife per emulare gli oggetti, che è in maniera simile a utilizzare la closure per emulare gli oggetti, la differenza vera in questo esempio è che qui abbiamo un oggetto, C, in cui possiamo chiamare i metodi. Perché? Perché sono funzioni che crei, chiami e poi si distruggono. Mentre nella closure, quando la usi nello stesso meccanismo, tu puoi avere più oggetti. Esatto, tu puoi avere C, puoi avere D, puoi avere E, F, eccetera. Cosa che invece con le ife non puoi avere, perché le ife crei, utilizzi e basta. Okay. Quindi finché esisteva C con le ife, potevi chiamare i metodi count o reset, ma non puoi avere un D che sia appunto che abbia la stessa cosa, che riutilizzi quella ife, perché quella ife è solo propria di C. Ok. Nell'altro caso. Perfetto, grazie. Niente. E fatemi anche aggiungere, visto che stiamo parlando di oggetti e di metodi, che noi ovviamente abbiamo visto la construction function, ricondivido le slide, la construction function, quando abbiamo finito di parlare degli oggetti, per costruire in un certo senso un oggetto tramite una funzione. E fatemi dire che ovviamente esistono le classi, che parleremo delle classi la prossima volta, e che questa funzione è una funzione vera e propria in cui questa C è maiuscola per convenzione, non perché debba essere maiuscola. Quindi uno potrebbe creare una construction function scrivendo function char con la C minuscola, anche, non c'è problema. Solo che per convenzioni, per differenziarla dalle funzioni normali, si mette la C maiuscola e poi si usa il new per creare questo oggetto. Però questo è un metodo in un certo senso alternativo alle classi che esistono e che poi vedremo. Sì, puoi chiedere una spiegazione. Vuoi condividere lo schermo, Mattia? Sì, sì. È la seconda esercitazione. Sì. Aspetta. Secondo esercizio, quello che abbiamo appena visto. Esatto. Non ho capito, cioè, mi dà proprio un errore in esecuzione.
non capisco perché gli mette queste zero all'inizio di ogni acronimo. Non ho messo i for off perché non ero ancora entrato. Adesso è scritto un pochino piccolo per me, dovresti, se riesci a, scusi, a zoomare un pochino. Non so dove. In WebStorm non è la cosa più banale del mondo. Aspetta, al massimo lo apro con Visual Studio. Sì, poi ok. Ecco, se lo esegui qui ti dà lo stesso. In realtà non lo so. Ah, quando me lo fai neanche vedere. Sì, qui ogni tanto non mostra l'ultimo array di una console.log. Togli una dei console.log precedenti e dovrebbe apparire. Potete anche commentarlo, ecco. Ok. Sì, aggiunge uno zero, ecco qua. Mi fai vedere dov'è questa riga? È qua. È qua. Prende il primo carattere e lo mette maiuscolo. E lo segna. E non capisco se magari è qua questo. Ah, ma scusami, no, ho capito io perché. Anag uguale 0, riga 13. No, ma fai anag uguale 0, fai più uguale, e quindi e lui fa 0 più la stringa. Oh, e quindi lui convertiva 0 in una stringa e poi sì, aggiungeva le altre stringhe, quindi lui si comportava giusto. Eccolo là. E un'altra domanda. Non sono riuscito a fare il trim, se non, cioè, questo qua l'ho copiato da lei. Perché se io facevo punto trim così, non mi dava errore. Cioè, non mi fa... Perché devo fare un for per fare un trim? Perché il trim... Allora, se tu facevi i corsi, perché il trim restituisce una nuova stringa e lista corsi.split restituisce un array di stringhe. Ah, così no. La riga 2, il tuo trim che hai aggiunto al volo, no? E quindi tu applicavi un trim a un array di stringhe, okay. E quindi lui non poteva... Non essendo una stringa, non poteva. E quindi tu devi, in questo caso, separa la stringa con la virgola, e quindi mette in un array, ogni elemento di un array ha una, quello che è, una frase. E a quel punto, su ogni frase, puoi applicare il trim. Poi dobbiamo fare materia uguale c.trim, perché trim restituisce una nuova stringa in quanto le stringhe sono immutabili, e quindi non si possono modificare. Va bene, niente. Grazie mille. Niente. Se togli la condivisione dello schermo, se riesci, ok. Perfetto. Grazie. Salve prof, sono sempre io. Sì. Di prima. Non volevo farla prima per non monopolizzare, però avevo un'altra domanda che è un po' una domandona, cioè non sono riuscito a capire bene lo scopo e il senso delle callback. In generale, una domanda molto generica. Ok. Allora, le callback sono funzioni. Ok. Sono funzioni che vengono passate a altre funzioni, ok? Okay.
E lo scopo è soprattutto utile quando affronteremo, che è sempre la settimana prossima, la programmazione asincrona. Okay. Nel senso che la callback è proprio una cosa molto molto utilizzata in JavaScript, quasi caratteristica di JavaScript. C'è sempre stata la callback, poi adesso le hanno in un certo senso, non dico estremizzate, comunque hanno lavorato su quella linea con le promise e quant'altro, ma l'idea della callback, soprattutto in modalità asincrona, è: io ho una funzione che fa alcune cose, però non voglio che questa funzione mi blocchi il mio programma. Quindi cosa faccio? Ho una certa funzione che, diciamo la funzione time, la funzione set timeout che c'è nelle slide. La funzione set timeout fa qualcosa quando passa un certo tempo. Quindi dopo un minuto faccio un'operazione. Quindi allo scadere di un certo tempo faccio un'operazione. Questa funzione vuole una callback al suo interno che descrive che cosa fare dopo un minuto. Quindi uno dichiara questo set timeout, inserisce la callback, dopo un minuto JavaScript chiamerà quest'altra funzione indipendentemente, ma in quel minuto il resto del programma è andato avanti. Okay. Questo. Ok. Non è chiaro o hai altri dubbi? Sì. Chiedi pure. Quindi passo questa funzione come parametro e poi dentro alla funzione set timeout devo implementare la callback o no? È implementata a parte? Prendo le slide. La callback è implementata, la callback è una funzione. A parte, diciamo. È una funzione. Tu dichiari una funzione, okay, eccetera. Poi a un certo punto decidi che quella funzione, oltre o in alternativa ad usarla come in maniera normale, chiamarla sì, normalmente, la chiami anche, la usi anche come callback. Ok. Adesso io qui ho cambiato l'esempio, ed è un esempio, no? Okay. Perché l'esempio che c'era non era proprio appropriato. E allora ho cambiato l'esempio nelle slide rispetto a quello che c'è nel video. Ma adesso questo non è asincrono, no? Fammi prendere i timer, poi torniamo qui. Non so se c'è un esempio migliore di... No. Allora, questo è un set timeout. Ok. Un set timeout ha due parametri. Uno è una funzione. Il secondo è il tempo, dopo il quale deve lanciare questa funzione. Un tempo in millisecondi. Allora, questa è una funzione arrow dichiarata al volo, in quel modo. Ma tu potresti avere, e adesso poi questo rimane qui, ovviamente sopra, solo che adesso non ho spazio. Okay. Per scriverla sopra, function fun, così, console.log. Hey. E qui invece di scrivere questa cosa qua, scrivi fun. Okay. La senza parentesi di graffa, eccetera. No? Okay. Quindi il set timeout, dopo un secondo, chiamerà la funzione fun, che tu hai definito prima da qualche altra parte. Questa funzione fun farà ovviamente qualcosa. Ok. Ok? Allora, questo è asincrono. È possibile tornare? No? Adesso sono bloccato qui. Quindi la funzione può essere, devo fare così per forza perché la tastiera, non gli parlo quanto non piace la tastiera. No. Dai. Vabbè. Ok. Quindi poi o definire una funzione e passarla oppure definire al volo una funzione come una funzione arrow. Ok. Quindi questa è la definizione di una funzione che non ha parametri, che chiama solo la riga console.log. E questo è asincrono, quindi dopo un secondo eseguo quello che c'è nella prima variabile. Okay. In modalità asincrona può essere utile, e c'è un esempio sui filtri, ma questo è anche un altro esempio totalmente sincrono, in cui io ho praticamente una funzione che si chiama log di qualcosa, che ha come obiettivo in questo caso di stampare a schermo una variabile, che è quindi una funzione abbastanza generica. Dopodiché io posso avere un'altra funzione che si chiama creaQuota,
crea, non quota, crea citazione, in cui gli passo la citazione da dire e una callback. Quindi io chiamo crea quota con una citazione e la callback, okay, che ovviamente è sbagliata, che è log quote. Quindi viene chiamata questa funzione. Questa funzione costruisce questo myQuote e chiama la funzione logQuote con questo parametro. La funzione logQuote stamperà a schermo like I always say JavaScript rock. Okay. Però qui dopo, a un certo punto, io posso benissimo fare logQuote di ciao. Sì, sì, usarla normalmente. Perché è una funzione normale. In questo caso però posso riutilizzarla per diverse cose. Quindi posso appunto riutilizzare quella funzione più e più volte. Per esempio, in questo caso, se volessi avere un create quote e un send error, dove davanti voglio mettere error, posso sempre passare una callback e stampare l'errore utilizzando la funzione log quote. Quindi riutilizzo la stessa funzione più volte, personalizzandola un pochino, anche okay, in modalità sincrona. Ok, più chiaro. Grazie. Niente. Altre domande, dubbi, perplessità, curiosità, anche se fossero relativi alla parte organizzativa del corso o altro, non fatevi problemi. Sì, Daniele? Una domanda allora sulla parte organizzativa, più che una domanda, una richiesta. Sarebbe possibile se pubblicassi i video magari il giovedì mattina invece che il giovedì pomeriggio? Mi piacerebbe tanto. Ah, ok. Sì, ci proverò. Il problema è un problema mio, no? Nel senso che io in questo semestre ho, non è una scusa, però per darvi il contesto, in questo semestre ho 4 corsi, incluso questo. Tutti e due, questo e un altro, devo preparare i video, delle video lezioni, caricarle, eccetera, e per gli altri devo solo preparare i laboratori. E tre di questi video sono, tre di questi corsi sono al venerdì, quindi io stamattina dalle 8:30 alle 11:30 mi sono fatti i primi due corsi, adesso mi sto facendo il terzo, l'altro fortunatamente è al martedì, e quindi a volte sono un po' in ritardo, diciamo così, però la mia intenzione era sì, caricarvelo anche prima di giovedì, soprattutto quando poi facciamo questi momenti in cui potete discutere e fare domande anche sulla lezione della settimana. Quindi io vorrei caricarveli per martedì, mercoledì, però non sempre ce la faccio, perché in realtà adesso voi non percepite il lavoro dietro andare in aula o dietro preparare lo stesso materiale per fare il video, ma è molto di più che preparare per andare in aula, perché in un certo senso in aula a volte è anche un po' improvvisa o si regola in base alle facce della gente che ha davanti, in base alle reazioni che ha. E registrando un video, a volte magari alla slide 10, dopo un quarto d'ora che stai parlando, succede un rumorone a fianco o va via internet, va via qualcosa, e quel video è tutto buttato, devi ricominciare da capo. Quindi, però sì, in teoria vorrei cercare di pubblicarveli il martedì o il mercoledì. La ringrazio, perché visto che la lezione di oggi faceva anche domande su quello che ho pubblicato ieri alle 5, stamattina ho avuto problemi e quindi non sono riuscito a seguire tutte le video lezioni. Però appunto, in questo caso specifico non preoccupatevi, nel senso che noi venerdì prossimo alle 2 ci vediamo di nuovo per il laboratorio, ma se avete domande sulla lezione di questa settimana, non è che è vietato farle la settimana prossima, no? Cioè, così come se uno ha una domanda sulla prima lezione alla settimana 4, va bene, rispondiamo anche, non c'è problema. Se uno
man mano che va avanti il corso gli vengono in mente magari dubbi, perplessità su qualcosa di fatto in precedenza, perché magari appena fatto era chiaro e poi ha smesso un pochino di esserlo facendo altre cose, perché sembrano delle cose appunto magari che sembra contraddire una certa conoscenza, una certa comprensione che si è avuto prima. Quindi oggi l'ho dedicato anche ai video di ieri, e ci sta che non siate, che non tutti siete riusciti a vederli o non siete riusciti a vederli tutti, ma c'è la settimana prossima in cui comunque potete ancora fare domande su quei video, quindi non preoccupatevi, ecco, da quel punto di vista. Però sì, cercherò di pubblicarli massimo giovedì mattina. La ringrazio. C'è una domanda da Alessandro Ruberto prima e poi una domanda in chat. Buongiorno prof, scusi, volevo chiedere bene se mi potrebbe rispiegare la differenza per quanto riguarda gli oggetti quando noi scriviamo, non so, per esempio book fra parentesi title e book fra parentesi apici title. Cioè glielo scrivo perché sì, magari... No, ho capito. Ah, ok. Prendo... Right. No, stavolta no, il browser. Ok. Questa va bene come esempio, no? Prova A e B. Mm-hmm. Al di là di book, no? Sì. Quindi questo è il nostro book. Sì, sì. Quindi facciamo solo console.log. Quindi book di aperte virgolette A. Sì. E console.log book di A. Allora, non so se vedi, la prima, commentiamo la seconda. La prima stampa 1. Ok. Ok. E cosa dice? Accedo alla chiave, al property name di book, il cui valore è A come stringa. Mm-hmm. E questo è il metodo classico. Il secondo cosa fa? Il secondo dà errore. Okay. Perché dà errore? Perché questa A scritta così dovrebbe essere una variabile. Ah. Quindi se io scrivessi A uguale A. Ok. Quindi A è una variabile che contiene l'oggetto A. E l'oggetto A, la stringa A, è esattamente la chiave di questo, esattamente questa chiave, e quindi questo funziona. Quindi qui dentro viene messa il contenuto di una variabile. Quindi la differenza è che qui accedi direttamente, riporti il nome della property name, di qui invece riporti il nome di una variabile, che al suo interno può o non può contenere la property name. Quindi se io poi scrivo B, vedrò l'array, perché okay. A contiene B, che è la chiave di quella coppia. Va bene, grazie mille. Niente. E la domanda in chat era quando verranno pubblicate le specifiche del progetto. Presto, è la risposta. Nel senso che quando le scrivo sarebbe la risposta onesta, ma in realtà non c'è così tanta fretta per le specifiche del progetto, per un semplice fatto che è che per iniziare a lavorare sul progetto ci serve la parte web, che noi non abbiamo ancora iniziato. Quindi anche se io pubblicassi le specifiche, che vi ricordo che poi saranno definitive, una volta che le abbiamo pubblicate e concordiamo che sono chiare, una volta che abbiamo pubblicate, le uniche modifiche che possono esserci sono modifiche estetiche, tipo questa frase non si capisce cosa si vuole dire. Quindi poi saranno stabili subito da quando sono pubblicate, però ci serve iniziare la parte web, prima che voi possiate iniziare a lavorare sul progetto. E finché non iniziamo la parte web, io posso anche pubblicarvi le specifiche, ma non vi ho dato il materiale, il supporto, i concetti necessari per poterci lavorare. Quindi verranno pubblicate il prima possibile, appena incominciamo la parte web, in modo che quando sono pubblicate voi possiate già subito iniziare a lavorarci, se volete. Sì,
Matte B21 65 5 PC. Io non ti sento, non so se sia voluta o la domanda. Se mi sente? Sì, adesso sì. Ah, ok. Scusi. Niente. Volevo chiederle una domanda sul debugger di Visual Studio Code. Perché sul secondo esercizio ho avuto dei problemi sulla stampa degli ultimi elementi, insomma. Nel senso che l'avevo fatto un po' diverso da come l'aveva fatto lei, nel senso che solo per la parte di stampa degli acronimi dei corsi, anziché concatenare stringhe, avevo creato una sorta di array con primo elemento, un array di coppie in cui il primo elemento era l'acronimo e il secondo la stringa, cioè il secondo nome del corso. Però poi nella stampa ho visto che, cioè forse anche dava questo problema anche al ragazzo di prima, Mattia, che aveva condiviso lo schermo. Dice no, debugger. E allora, il problema di prima era che, questo l'ho notato anch'io, che ogni tanto Visual Studio Code, quando ha troppe console.log, l'ultima o le ultime non vengono stampate. Però se tu ne hai una sola, anche se molto lunga, molto complessa... No. Ce ne sono, è sempre per stampare i 5 corsi. Ah, tutto... Però non ti stampa niente, ti stampa 4 su 5. Mi stampa i primi 3 o i primi 4 e a volte l'ultimo, le ultime 2 non le stampa. Però non sì, è questo l'ho notato anch'io, non ho esattamente idea del perché Visual Studio Code si comporti così. Okay. Perché ovviamente se ti stampa le prime 3 dovrebbe stamparti anche le ultime 2. Perché poi diciamo, ho provato a smanettarci un po' e ho visto che cioè noi facciamo una sorta di run and debug. Cioè nel senso che, come ci aveva fatto vedere lei nei primi video, nel senso che noi usiamo anche il debugger, perché ho visto che c'è una cosa senza e funziona, però... Perché in realtà Visual Studio Code non ha... Cioè uno può fare il run senza debug o il run col debug, però in realtà usa la console di Node.js e Visual Studio Code di default, che ha alcune limitazioni, e probabilmente questa è una delle limitazioni della console. Infatti io il codice l'avevo provato ad eseguire sul prompt dei comandi e anche su Python e funzionava e quindi allora, allora uno può fare due cose così. Adesso apriamo una parentesi su Visual Studio Code. Allora, lavorando direttamente in Visual Studio Code, questa debug console, se noi eseguiamo questo esercizio con start debugging o run without debugging, ma va bene anche questo, run without debugging, e lo dovrebbe eseguire, possiamo vedere magari ci sono dei problemi come nel tuo caso o nel caso che abbiamo visto prima. E quello che uno può fare è invece di usare il debug console e andare qui su run e andare su terminal. E andare su terminal, che è un terminale, quindi voi potete scrivere node esercizio 2.javascript e quindi eseguirlo nel terminale. Quindi la stessa cosa che fareste fuori da prompt di comandi, ma potete farlo da Visual Studio Code. E questa è l'alternativa manuale. L'alternativa per far funzionare meglio questa è dire a Visual Studio Code di non usare la console per fare output, ma usare il terminale. Questo lo si fa, e ve lo faccio vedere, poi ovviamente un modo vale l'altro, equivalente, non c'è problema. Si fa andando qua su run e cliccando su crea un launch JSON file. Quando si fa così, lui precompila questo launch JSON, che è un file con delle configurazioni per Visual Studio Code,
E qui, tra queste configurations, si può aggiungere un console, due punti, integrated terminal. Okay. Questo console integrated terminal fa lanciare, quando voi fate run, da run without debugging o da run with debug, fa lanciare tutto non nella debug console ma nel terminale, quindi in questa tab. Però usate sempre run. Quando fate così, però, quando create un launch JSON, vedete che lui blinda l'esecuzione a un file specifico, che in questo caso è s2.javascript. Quindi se voi avete più di un file, quando fate run vi lancia sempre l'esercizio 2.javascript. Per risolverlo vi basta usare una variabile che si chiama file. O così, workspace folder slash $file, oppure direttamente solo $file. In questo modo, quando si fa run del file aperto nell'editor, qualunque esso sia. Ah, direttamente sì, quello che è aperto. Okay. Quello che è aperto. Quindi facendo salva e chiudendo, se ne facciamo run, without debugging, lui, vedete, apre il terminale e lo esegue nel terminale, automaticamente. Qui nella parte run non vedete più il bottone, perché è già stato configurato, e dove è salvato quel file viene salvato in una cartella che si chiama .vscode, ed è qui la launch.json. Quindi se voi lo riaprite potete modificarlo, potete... Sì, sì. Sì, in realtà avevo provato anche a fare quello, ma forse avevo fatto dei danni perché poi cancellandolo non me lo ricreava se non cancellavo la cartella, quindi... Sì, sì, no, esatto. Qui quelle cose che si mettono una cartella VS Code, bisogna poi, per partire da puliti, bisogna poi cancellare la cartella VS Code. VS Code, così. Quindi questo è l'altro modo. Dire a Visual Studio Code di usare il terminale invece che la debug console. Però sono tutti metodi in un certo senso equivalenti per risolvere eventuali problemi con la debug console. Va bene, direi che la mia domanda. C'era un ragazzo che non so, un mio amico che non so se sia in chat e aveva chiesto che voleva fare qualche esercizio poi in futuro sulle closure per capirle meglio, però sì, non ci sono nemmeno arrivato a questo argomento, quindi voglio lasciare solo detto. Le closure adesso... Il laboratorio della prossima settimana non avrà, diciamo, espressamente qualcosa che sia sulla closure, perché l'affrontiamo da un punto di vista un pochino più orientato a risolvere un problema, in un certo senso, che non a sperimentare con le closure. Però le closure le incontreremo negli esercizi nei laboratori che faremo in seguito nelle prossime settimane durante il corso, quindi c'è sicuramente modo per molti di questi argomenti che sono nelle slide, magari non per tutti, ma per molti ci sarà sicuramente modo di fare esercizi, di vedere quando funzionano, di vedere quando non funzionano, le loro caratteristiche, le loro proprietà, quando le affronteremo anche da un punto di vista appunto nel web, che in alcuni casi non è proprio identico al mondo Node.js, in altri casi sì, in altri casi no. Quindi sicuramente faremo anche degli esercizi e degli esempi su qualcos'altro. Fare esercizi sulle closure o sulle ife diventano in questo momento esercizi prettamente fine a se stessi, per sperimentare la funzionalità, e un po' astratti, ecco, giusto per provarli. Quando poi avremo qualcosa dove la closure verrà utilizzata, sicuramente più anche comprensibile, anche più facile vederlo contestualizzato nel mondo, diciamo, reale, che non un esercizio. Sì, quindi più verso il web, un argomento un po' più avanti da utilizzare. Sì, un argomento che sì, un argomento che useremo sicuramente dopo, quando, cioè, sono cose che sicuramente useremo dopo quando faremo la parte web, sia server side che client side, soprattutto server side. Ok, invece avevo una domanda ancora sulle slide che aveva pubblicato ieri. All'inizio, proprio sulla dichiarazione degli oggetti, una curiosità, c'è qualche differenza tra inserire o meno la virgola dopo aver dichiarato l'ultimo elemento, diciamo? Perché ad esempio nell'esempio, nella slide 4, l'esempio point non ce l'ha e book sì, però... Penso che cioè non mi dava errori in nessuno dei due casi, quindi penso non sia vincolante, insomma. Esatto, sì. Ok.
quindi era solo questo. L'importante è che le virgole ci siano in quelli precedenti, poi che ci siano anche male nell'ultima, dato che poi finisce c'è una parentesi graffa. E... Mm-hmm. Ok, io ho finito. Ok. Altre domande? Allora, se non avete altre domande, visto che stiamo anche registrando, registrare 2 minuti di silenzio non è esattamente una cosa più bella da vedere, dopo, quando qualcuno vedrà il video, possiamo anche chiudere qui questa sessione, ecco. Se invece avete altre domande, continuiamo, non c'è problema. Ok, allora, visto che non c'è, sono reazioni tranne una, possiamo allora chiudere qui questa sessione di parte 2, questa sessione di video chat. Ci vediamo venerdì prossimo alle 2 all'indirizzo che vi pubblicherò su DIR, vi manderò via mail, metterò anche su Telegram. E se nel frattempo avete delle domande, delle curiosità o avete bisogno di consulenza, ripeto, basta dirlo che ci organizziamo. Allora, grazie a voi, buon weekend, anche se un po' in clausura, e ci vediamo venerdì prossimo.